attivare la stazione di Blippi! Mi sveglio e già lo so, con le mie domande imparerò! Blippi! Insalata! Oh, grazie, Tabs! Non mi ero accorto di avere della lattuga tra i denti! Credo che uno spazzolino aiuterebbe! Mi domando, come si usa uno spazzolino per lavare i denti? Che idea geniale! Possiamo seguire uno spazzolino mentre lava dei denti! Mi serviranno delle ali! Ali, confermate! E ora andiamo a esplorare! Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! È ora di farsi piccoli e entrare in una bocca! Miniaturizzazione! Siamo all'interno della bocca! Hai ragione, Tabs! Ci serve un modo per pulire questi denti! Uno spazzolino aiuterebbe? Ciao, sono Lino Spazzolino! E tu chi sei? Ciao, io sono Blippi e lui è Tabs! Voglio scoprire come usare lo spazzolino per pulire i denti! Bene, direi che lo stai chiedendo allo spazzolino giusto! Saltate su e vi mostrerò il modo migliore per poterlo fare bene! Sì, ci sto! Ehi, Lino Spazzolino, è dentifricio quello sulle setole? Sì, signore! Aiuta a mantenere i denti sani e liberi dal cibo! Allora, vi mostro come si procede. Iniziamo prima con il lato frontale. Facciamo dei cerchi piccoli piccoli su ogni dente. Bene, qui abbiamo finito. Ora passiamo al lato interno. Ci giriamo, ci ribaltiamo. Cerchi piccoli piccoli intorno al dente. Sì, bene! Facciamo altri cerchi! Cerchi, cerchi, cerchi! Questi denti sono i molari, i masticatori si chiamano così perché fanno la maggior parte del lavoro! È vero, Tabs! Lavarsi i denti è una cavalcata sfrenata! Evviva! Credo di avere la risposta alla mia domanda. Come si usa uno spazzolino per lavare i denti? Si puliscono spazzolando davanti, all'interno e in mezzo, con tanti piccoli movimenti circolari. Così si rimuovono tutti i residui di cibo e i denti tornano belli e puliti. Carica la risposta, Tabs. Spero di esservi stato di aiuto. Spazzolate i denti 2 volte al giorno per 2 minuti ogni volta e avrete denti super scintillanti. Lo faremo! Grazie per averci fatto vedere come si fa! Ciao ciao! Grazie! C'è qualcosa che mi fa starnutire! Mi domando, perché le persone starnutiscono? Sì! È ora di trovare il naso più vicino e vedere cosa succede all'interno! Mi serviranno motore a razzo, braccio acchiappatutto e zampe di ragno! Motore a razzo, braccio acchiappatutto, zampe di ragno, confermati! Attivare la stazione di Blippi! Miniaturizzazione! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Stiamo per entrare! È come una caverna qui dentro! Ehi là! Quella! Ciao! Io sono Blippi! Tu chi sei? Io mi chiamo Petunia e sono un granulo di polline! Sarò anche piccola, ma sono in grado di fare cadere grandi cose! Come uno starnuto? Sì, esatto! Quando mi trovo in mezzo alle persone, io le infastidisco! E mi piace soprattutto infastidire i nasi! Avanti, balla con me! Eh? Oh, non preoccuparti! È un naso, non morde! In più è divertente! Quindi, questo causerà uno starnuto? Questo è soltanto l'inizio! Sta a guardare! È in arrivo! Attenzione! Non era così forte!
Sembra quasi di essere in una giungla. Questi sono tutti peli. Servono a trattenere il palline come me e anche altro come le particelle di polvere fuori dal tuo naso. Però non funzionerà. Oh, è così divertente essere irritante. E questo causerà uno starnuto? Spero di sì. Oh, sta per usare un fazzoletto contro di noi. Corri! Oh, molto bene. Ora stiamo dando davvero fastidio a questo naso. Solletica di più. Bla 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 bla. Sta arrivando uno starnuto? Sì, esatto. Na 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 na. Oh, oh no! Caccole! Ci siamo riusciti! Sì, e io ho la risposta alla mia domanda. Perché le persone starnutiscono? Le persone starnutiscono quando piccole cose come il polline entrano nel loro naso e lo irritano. Carica la risposta, tipo. D'accordo! Ci vediamo, Blippi! Ciao, ciao, Petunia! Che bella! Quell'ape sembra molto indaffarata. E anche quell'altra. E anche quella laggiù. Sono tutte indaffarate. Beh, tranne quella là. Quelle api sono impegnate a fare il miele. Mi domando, come fanno le api a fare il miele? Sì, potremmo entrare in quell'alveare. Mi serviranno le ali e il braccio dell'escavatore. Ali, braccio escavatore, confermati. Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Ora dobbiamo soltanto diventare come un'ape, cioè più piccoli! Miniaturizzazione! Hai ragione, Tabs! La lingua dell'ape è nel fiore! Ciao! Io sono Blippi e lui è Tabs. Mi domandavo, come fate a fare il miele? Ciao, io sono Baciafiori, il miele, hai detto? Siete proprio nel posto giusto! Allora sto usando la mia lingua per succhiare questo dolce nettare. È così che noi api iniziamo a fare il miele. Bene, è ora di ronzare fin dentro l'alveare. Seguitemi! Attenzione, c'è un po' di movimento. È come una fabbrica di miele. Baciafior, ma stanno tutte masticando nettare! Certo! Lo mastichiamo, è ciò che noi facciamo! In questo modo diventa più denso, è normale, non fa senso! Ho fatto un'altra rima! E dopo averlo masticato, poi diventa miele! No, no, c'è molto da mostrare! Mastichiamo e poi ingoiamo! Il nettare rimane nella nostra pancia, diventa miele e poi lo mettiamo nelle celle del favo! Nelle celle del favo? Sì! È dove noi conserviamo il miele! Ah! Ed è possibile assaggiarne un po'? Oh, cielo! Potrebbe sembrare strano, ma sbattendo le ali rendiamo il miele più denso! È un'abitudine! Bello! Sì, Tabs! Ora ho la risposta alla mia domanda. Come fanno le api a fare il miele? Succhiano il nettare dai fiori, lo masticano, lo conservano nello stomaco, mettono il miele nel favo e sbattono le ali per riscaldare l'aria. Carica la risposta, Tabs! Ciao, Baciafior! Grazie per l'ape ritivo! Ciao! Wow, Tabs! Quel castello gonfiabile è davvero spaziale! Mi domando, come sarebbe saltellare sulla Luna? Idea geniale, Tabs! Possiamo andare sulla Luna e scoprirlo! Mi serviranno il razzo ausiliario, il braccio escavatore e le zampe da rana! Razzo, braccio escavatore, zampe da rana, confermati! E adesso andiamo a esplorare! Bye.
La Blippi Mobile parte a razzo per l'avventura! Ed ecco la luna! Sì! Pronti per l'allunaggio! Ehi, mi fai il solletico! E tu chi sei? Mi chiamo Rocky, la roccia lunare, perché sono una roccia. Ciao, Rocky! Io sono Blippi e lui è Tubbs. Siamo qui per scoprire com'è saltellare sulla luna. Io non ci ho mai provato da solo, sono una roccia, ma fammi vedere se riesco ad alzarmi. Sì, grande! E allora saltelliamo! Sono leggero come una piuma quassù! Non avrei mai immaginato che mi sarei potuto divertire così tanto! È pazzesco restare in alto così a lungo! Perché ci mettiamo così tanto a tornare giù? È per via della forza di gravità! È la forza invisibile che tiene i tuoi stivali lunari al suolo! Attira le cose verso il basso! Ma c'è molta meno gravità sulla Luna rispetto alla Terra, perché la Luna è molto più piccola. Ecco perché fluttuiamo così a lungo. Ho la risposta alla mia domanda: come sarebbe saltellare sulla Luna? È molto divertente e i salti sono davvero alti, perché la forza di gravità sulla Luna è minore rispetto a quella della Terra. Carica la risposta, Tubbs. Stiamo fluttuando, anche se la forza di gravità ci sta lentamente riportando giù. Grazie amici, avete fatto divertire Rocky la roccia lunare come non mai. Ciao Rocky! Continua a saltellare, Blippi! Guarda quelle anatre che galleggiano nello stagno! Sì, esatto, Dibo! Ci deve essere un motivo per cui le anatre non affondano! Mi domando, come galleggiano le anatre? Buona idea! Andiamo a chiederlo a una di loro! Mi serviranno zampe di anatra e ali! Zampe di anatra, ali, confermate! Attivare la stazione di Blippi! Miniaturizzazione! La Blippi Mobile è pronta per l'avventura! Qua, qua, qua! Qua, piccolo anatroccolo! Grande anatroccolo! Tieniti forte, Dibo! Ciao, io sono Blippi e lui è Dibo! E là, ciao Blippi e Dibo, io sono Declan, benvenuti nello stagno, sei qui per nuotare? Beh, in realtà siamo qui perché vogliamo sapere come fai a galleggiare. In effetti non ci ho mai pensato. Noi anatre abbiamo le zampe palmate, vuoi dare un'occhiata? Sì, buona idea. Oh, andiamo a vedere. Non possiamo avvicinarci troppo. Sì, hai ragione, abbiamo il nostro binocolo. Che mi dici? Di sicuro hai le zampe palmate. Dibo ha ragione, hai smesso di muovere le zampe e stai ancora galleggiando. Non saranno solo le mie zampe a farmi galleggiare. Ho avuto un'idea. Il galleggiamento potrebbe avere a che fare con le nostre piume. Ehi, Terry, lascia che Blippi guardi sotto le tue piume. C'è un tunnel di piume qui sotto! E le piume sono un po' oleose! Ancora io! Secerniamo un olio che rende le piume impermeabili! Impermeabili! Forte! Quella lì è una bolla! Bolle? E di cosa sono fatte? Sono fatte d'aria! Le bolle d'aria galleggiano tra le piume come palloncini! Quindi le bolle aiutano noi anatre a galleggiare! Terry, abbiamo delle bolle d'aria che galleggiano tra le piume, che storia! Sì, è vero! E ora ho la risposta alla mia domanda: come galleggiano le anatre?
Le piume delle anatre intrappolano le bolle d'aria e l'aria galleggia nell'acqua, quindi le anatre galleggiano. Carica la risposta, Divo! Grazie di tutto, Declan! Ciao, ciao! Continua a galleggiare! Ciao, Blippi! Adoro il cioccolato! Solo un po' una volta ogni tanto. Lo adori anche tu, Divo? Hai ragione, i cani non possono mangiare il cioccolato, fa male al loro stomaco. Mi domando, come si fanno le tavolette di cioccolato? Idea geniale! Possiamo andare in quella fabbrica di cioccolato e scoprirlo subito. Mi serviranno ali, Hovercraft e un motore a propulsione. Ali, Hovercraft, motore a propulsione, confermati. Attivare la stazione di Blippi! Miniaturizzazione! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Entriamo nella fabbrica a fare delle tavolette di cioccolato! Ehi là! Non siete fave di cacao? Ne ho bisogno per iniziare a fare le tavolette! Direi di no! Io sono Blippi e lui è Divo! Ciao Blippi! Ciao Divo! Sono Etta, la tavoletta di cioccolato! Benvenuti nella mia fabbrica di cioccolato! Grazie, Etta! Vorrei vedere come sono fatte le tavolette di cioccolato! Possiamo venire con te? Cioccolatamente! Tutto inizia con le fave di cacao, che provengono dalle piante. E come fanno a diventare delle tavolette di cioccolato? Le fave di cacao fanno un piccolo viaggio. Prima tappa, un bel bagno. Poi vengono arrostite e tostate, per poi essere trasformate in una polvere molto molto fina. La polvere di cacao viene poi mescolata con zucchero e latte e diventa dolce e saporita! Andiamo, Divo! È ora di sciare! Oh? No! Ma sarà divertente! Una Divo tavoletta di cioccolato! Dopo il cioccolato si raffredda in forma di tavolette, le avvolgiamo e sono pronte! Da-da! Oh, voi due siete identiche! E io ho la risposta alla mia domanda! Come si fanno le tavolette di cioccolato? Le fave di cacao vengono lavate, tostate, polverizzate, mescolate con latte e zucchero e poi il tutto raffreddato in una tavoletta di cioccolato! Carica la risposta, Divo! Etta, grazie per questa dolcissima gita! Quando vuoi! Ciao, Blippi! Ciao, ciao! Vedo la luna, le stelle e... quello è un pianeta! Oh, Sitabs! Oh, c'è una vastissima area là fuori nello spazio con i pianeti e il sole! Si chiama Sistema Solare! Mi domando, quali pianeti ci sono nel Sistema Solare? Idea geniale, Tabs! Possiamo andare a indagare nello spazio! Mi servirà un motore a razzo! Motore a razzo confermato. Attivare la stazione di Blippi! Ora è il momento di farci grandi come un pianeta! Espansione! Bene, Tabs! Siamo nello spazio! C'è una meteorite! Ciao, io sono Blippi! Benvenuto nello spazio! Io sono Mary, la meteorite! Sono qui per scoprire tutti i pianeti del nostro sistema solare! Molto bene! Ci sono 8 pianeti nel nostro sistema! Siete pronti a conoscerli? I più vicini al Sole ardente sono i due pianeti più piccoli e più caldi, Mercurio e Venere! Si è cotto troppo! Dovremmo andare! Il terzo pianeta è la vostra casa, la Terra! Ciao, mamma!
E poi c'è Marte, il pianeta rosso. Marte è rosso perché è ricoperto di ossido di ferro. Sì, ma è un po' troppo polveroso. Andiamo! Il prossimo è il gigante Giove, più grande di tutti i pianeti messi insieme. A me non fa paura. Wow! Però è meglio se andiamo! Di sicuro adesso siamo molto lontani dal Sole. Vi presento Saturno e i suoi anelli. Oh, sono davvero tanto belli! Ci possiamo avvicinare? Sì, certo! Wow! Oh, oh! Sì! Aspetta, non abbiamo ancora finito! A sinistra c'è Urano, a miliardi di chilometri dal Sole. Freddino! Un applauso per il più lontano, il più ventoso, il più freddo dei pianeti, Nettuno! Blippi! Wow! Ho la risposta alla mia domanda! Quali sono i pianeti del nostro sistema solare? Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno! Carica la risposta, Tabs! Grazie per la visita guidata! Molto astrodivertente! Ciao, Blippi! Sei pronto per la pioggia? Una bella pioggia di meteoriti! Ciao, Mary la meteorite! Fa veramente caldo oggi, ma il mio ghiacciolo si sta sciogliendo tutto sulla mia mano. Mi domando, perché il ghiacciolo si scioglie tutto sulla mia mano? Come hai detto, Tabs, entra in quel furgoncino dei gelati e chiedi a un esperto. Questa è un'idea geniale! Mi serviranno le ali, il braccio escavatore e le zampe da papera. Ali, braccio escavatore, zampe da papera, confermati. Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Andiamo a scoprire perché il mio ghiacciolo si scioglie sempre tutto sulla mia mano! Miniaturizzazione! Woohoo! Sono nel furgoncino dei gelati! Ciao amici, benvenuti! Sono Mora Gelata, il ghiacciolo, lieta di conoscervi. Ciao Mora Gelata, io sono Blippi. Mi domandavo perché il mio ghiacciolo si scioglie sempre tutto sulla mano. Ti posso rispondere io, ma prima un po' di fresco divertimento. Oh sì, ci sto. Snowboard sul gelato. Scivolo sui zuccherini. E snorkeling nel cioccolato fondente. Mora Gelata, tu ti stai sciogliendo. Sì, mi sto sciogliendo perché fa troppo caldo. Ma mi raffredderò nel freezer e starò bene in un attimo. Che bel gelo. Come va lì dentro adesso? Fa freddo freddissimo. Adesso sono a posto. Wow, deve fare proprio freddo lì dentro, vero? In effetti lo è, perché è meglio stare al fresco quando sei un dolce freddo come me. La mia temperatura ideale è 32 gradi Fahrenheit, ovvero 0 gradi Celsius. Finché rimarrò a questa temperatura, non mi scioglierò mai. Buono a sapersi! È quello che è successo prima col mio ghiacciolo. Quando era fuori dal freezer, al caldo nella Blippi mobile, mi si è sciolto in mano. Forse il tuo ghiacciolo sarebbe dovuto venire a trovarci. Hai ragione! Vale a dire che abbiamo la risposta alla mia domanda! Perché il mio ghiacciolo si scioglie tutto sulla mia mano? È perché i ghiaccioli si sciolgono se fa troppo caldo. Ecco perché li teniamo nel freezer. Carica la risposta, Tabs! Mora Gelata, grazie per questo gustoso viaggio nel tuo mondo di ghiaccio. A presto, Blippi! Ciao, ciao! Oh, è piuttosto alta quella montagna. Sono sicuro che ci sono montagne ben più alte, Tabs. Mi domando, qual è la montagna più alta del mondo? Idea geniale, Tabs! Andremo sull'Himalaya e lo scopriremo!
Mi serviranno delle ali e il braccio escavatore. Ali, braccio escavatore, confermati. Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Andiamo a scoprire qual è la montagna più alta del mondo! Ciao, io sono Blippi e lui è Tabs. Stiamo cercando la montagna più alta. La sto scalando proprio ora! Ciao, io sono Betty la Yeti. Yeti! Sto giusto andando su in cima. È lì che c'è la neve migliore. Non c'è niente di peggio della neve vecchia. Posso venire anch'io? Voglio vedere com'è stare sulla vetta della montagna più alta del mondo! Sì, certo! Ma preparati! Questa montagna è super alta! Ghiaccio! Siamo tanto in alto! E quassù fa molto più freddo! Grazie, Tabs! Adoro la cioccolata calda! Oh! Balanga! Presa! Ci è mancato poco! Ehi! Siamo sulla vetta! Sì, ce l'abbiamo fatta! Oh, è molto ventoso quassù! E ora vi ho presi io! Allora, qual è il nome di questa montagna? È Komolagma! Oh, voi lo chiamate Monte Everest? Ah, hai ragione, Tabs! Ho la risposta alla mia domanda! Qual è la montagna più alta del mondo? È il Monte Everest, che misura 8.849 metri di altezza! Carica la risposta, Tabs! E la neve quassù è deliziosa! Oh. Scusate, bruttini alla neve! Buona merenda nevosa! Ciao, Betty la Yeti! Ciao, Blippi! Cosa c'è di meglio di un delizioso pezzo di frutta? Hai ragione, Dibo! Anche le verdure sono deliziose! Mi domando, quale differenza c'è tra la frutta e la verdura? Suggerimento super! Faremo una visita in quell'orto per capirlo! Mi serviranno le ali e il braccio acchiappatutto! Ali, braccio acchiappatutto, confermati! Blippi e Dibo scoprono il cibo! Attivare la stazione di Blippi! Miniaturizzazione! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Eccoci qua! Siamo in un orto di quartiere dove crescono diversi tipi di frutta e anche di verdura. Guarda, laggiù c'è qualcuno! Fatevi avanti! Siete i prossimi concorrenti del gioco a quiz presentato da me, Smilzo il cetriolo! Frutta o verdura! Ci dite i vostri nomi? Ciao, io sono Blippi e lui è Dibo. Ora, Blippi e Dibo, un ripasso veloce prima di iniziare. Tutti i frutti hanno un nocciolo o dei semi e crescono su una pianta con dei fiori. I frutti hanno noccioli o semi e sempre fiori, capito? Ah, e invece le verdure sono diverse, hanno radici e foglie. Capito anche questo? Fantastico, e allora giochiamo! Dimmi, Blippi, questa carota è un frutto o... Questa carota è una verdura, perché è una radice e ha anche le foglie! Esatto! Procediamo con la seconda domanda, Blippi. Allora dimmi, questo pomodoro è un frutto o è invece una verdura? Questa è difficile. Allora, il pomodoro cresce su una pianta, però ha anche i semi. Provo... a indovinare, è una verdura? Oh, che peccato! Il pomodoro è un frutto! Ora, la tua ultima domanda, Blippi. Sai dirmi se questa
bella fragola è un frutto oppure una verdura? La fragola è un frutto? Sì, la fragola è un frutto! E hai dato due risposte corrette! Quindi questo trofeo è tutto tuo! Grazie, Smilzo il cetriolo! E ora ho anche la risposta alla mia domanda. Quale differenza c'è tra la frutta e la verdura? Le verdure hanno radici e foglie. E i frutti hanno fiori e un nocciolo o semi. Carica la risposta, Dibo! Ciao, Smilzo il cetriolo! Ciao e congratulazioni, Blippi! Questo è il nostro gioco! Io sono Smilzo il cetriolo e, a proposito, sono un frutto! Alla prossima, con un ospite speciale, Madame Mango su Frutta o Verdura!